Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Inazuma Eleven Go Galaxy Supernova. Nello scorso episodio la squadra è arrivata su Fertilia e ho incontrato insomma un po' di amichetti belli, tra cui il mio personaggio, anche se non sono proprio io, ho solo il mio nome, ma tanto è. E dopo aver attraversato il bosco intricato siamo arrivati in una zona dove c'è un segnalino, quindi c'è anche un punto di recupero. La faccenda si fa intrigante. Direi allora di non perdere tempo e vedere che cosa ci aspetta questo episodio. Cosa sta succedendo? Sembra nebbia. Accidenti. Qualunque cosa sia, non promette affatto bene. Ma cosa? Un fantasma! Se vorrete procedere, prima dovrete sconfiggerci. Ma che significa? Guardate ragazzi, sono 11. E se volessero sfidarci in una partita? Una partita, sì. Quindi non potremo passare se prima non li battiamo? Forza, capitano, non dobbiamo farci distrarre. Sconfiggiamoli e andiamo al villaggio. Che ti prende, Charis? Sembri piuttosto carica. Certo che lo sono. Utilizzerò questa partita per risvegliare il mio totem. E in semifinale sarò inarrestabile. E comunque preferisco 100 volte giocare contro dei fantasmi che contro degli insetti. Charis ha perfettamente ragione. Va bene, giocherò anche io. Sì, anche io sono dei vostri, ragazzi. Perfetto, è deciso allora. Battiamo questi fantasmi. Molto bene, giochiamo. Non credo che userò la mia squadra normale, ma anzi farò una squadra apposita con quei personaggi che in genere non uso mai. Userò questa squadra per la sfida. Personaggi che non ho mai usato, sono di livello piuttosto basso, quindi non penso che potrò fare molto, però quello che riesco a fare lo faccio. Poi nel secondo tempo, se vedo che non ce la faccio proprio, userò anche gli altri normali, diciamo, normali tra virgolette. Bene, allora direi che possiamo affrontarli. Ah, devo per forza usare loro? Ah, ok, ho capito. Informazione. Allora facciamo così, dai. Allora metto alcuni che non giocano mai. Ecco, loro due in attacco, vediamo che combinano. Ma non posso giocare come pare a me? Uno potrebbe dire, fai da amichevoli, che ce ne frega a noi, giustamente. Però anche no. Ehi, ma è del mestiere questo, no? E non posso neanche vedere le loro tecniche, quindi niente. A sto giro saltiamo. Profondità del bosco. Bene, iniziamo. Ehi, voi, chi siete veramente? Calmati, Frank, pensiamo alla partita. Se non vinceremo non ci faranno passare. Noi però non ci faremo sconfiggere. Forza, fatemi sotto! Ok, allora, cominciamo. Ora, sì, qui la gravità è particolare. Ah, non c'è arrivata proprio. Ok. Allora, fermo. Fammi vedere un po' come stiamo messi. Penso di riuscire a farcela così, dai. Tegoli illusorio. Ah, colpa mia. Qui la gravità, devo stare attento. Non posso fare come se non ci fosse, o se fosse debole. Ah, volevo premere lo spirito premuto per sbaglio il passaggio sul campo. Fate un po' quello che vi pare, state davanti alla porta, tanto. Ok, personaggi, ciao. Ovviamente quelli di punta, mica quelli scrausi. Portiere esce. Che seccatura sto pianeta. Per la gravità, intendo per la gravità, non per come è strutturato. Ah, non posso dire che è brutto, Se no che facciamo? Ipocriti. Mi dispiace giusto per la gravità. Oh, Majin Pegasasaku! Sì, volevo ben vedere poi. Vabbè, cacchio, ma ho premuto per tirare, ma ogni volta?
E ti pareva che mi bloccava! Lo sapevo! Per questo ho premuto per tirare, ma no! Il gioco no penalizza sempre il giocatore, come sempre, tra l'altro. Come in tutte le partite al livello 99 ti penalizzava. A parte che la mia squadra faceva schifo al livello 99, ma quello è un altro discorso. Se ti penalizza sempre, alla fine uno si stanca pure, eh. Ah, fuori gioco maledetto. Che fastidio, fuori gioco. Quanti fuori giochi subiti, senza motivo, a volte però, eh. Le altre volte l'ho sempre fatto vedere che fuori gioco è... Ma perché state qua giù voi? Tu vai qua su Arion. Mannaggia, Arion, che devo fare con te? Sì, vabbè, manco, cioè, gliela passata. Ok, questa pure me l'ha passata. Ok, allora, tu ti faccio vedere quello che devi fare, vai tranquillo. Non fare niente, non fare niente. Questo devi fare, niente. Ah, meno male che fallo. Allora. Crispino, San Crispino. Ti pareva che non mi dribblava. Buono. Questo qui mi fa paura. Questo qua davanti a tutti. Questo mi sa che è un bravo difensore. Allora, posso fare sfondamento se ci riesco bene. E poi lui, come lo... si è sfinito lo spirito. Ma porca di quella porca. Ti pareva che lo bloccava. Come ti sbagli, come ti sbagli. Poi come ha fatto a finirsi lo spirito con... che stava a 70 di potenza? Se l'è mangiato. Sto gioco io non lo capisco, sto gioco. Boh. Dai, ma allungale quelle gambine, allungale Lucian, allungale quelle zambette. E ovviamente. Facciamo chiave di violino, magari lo blocchiamo. Allora, qui ora posso attivare lo spirito e segnare con Riccardo, giusto? Oh, anche livello più la tecnica. No! Non ho lo spirito di Riccardo. Perché non ho lo spirito di Riccardo io? Premo furiosamente per tirare in porta. Ok, il tempo oramai è scaduto del primo tempo. Tiro col totem. Neanche abilità totem. Ma che cavolo. Ma che è? Ma che succede? Ovviamente para. Ma io... Boh. Questi tipi non sono più così male. Davvero. Cosa succede adesso? Ma cosa? Ah, Buddy. Judy, che cosa ci fai qui? Sei ancora debole, Buddy? Cosa? Non sei mai cambiato neanche dopo quel giorno. Sei un debole. Judy, perché mi stai dicendo tutto questo adesso? Guardati. Ti credi tanto forte e non hai ancora risvegliato il tuo totem, ma non farmi ridere. Judy! Papà, se dovessi valutare le tue capacità calcistiche, indubbiamente darai loro uno 0 tondo tondo. Ah! Inoltre, come se non bastasse, non sei neanche in grado di risvegliare il tuo totem. Papà. Padre giapponese. Ma quella è da bambina? Quella, sono da bambina.
Esatto, solo che sono la migliore. Questo eri tu, ricordi? Prima che diventassi patetica come ora. I tuoi genitori sono molto delusi da te. Se non sei la numero uno nel calcio, perché continui? Io sarei patetica? Eroica, patetica. Un po' tutto quanto. Ferro, che succede? Perché ti ostini a giocare a calcio? Dovresti essere sulla terra, sul ring, ad allenarti nella box. Non lasciare che uno sport stupido come questo ti distragga. Torna a casa e ricomincia ad allenarti. Ferro. Tu non sei il vero Ferro. Cosa? Hai capito bene, razza di impostore. Il vero Ferro mi supporterebbe in ogni situazione. Tu invece sei solo un'illusione, vattene! Bravo Frank, bravo. Tu sì che hai capito. Accidenti! Cosa? Siete stati voi a provocare queste allucinazioni? Ma cos'è successo? Non avevo mai visto niente del genere. Ah, ma certo. Penso che ognuno di noi abbia visto un'illusione diversa dalle altre. Volevano confonderci. Cosa? Beh, pare che siano riusciti nel loro intento. Sembra che alcuni di noi non si siano ancora ripresi. Judy. Papà. Ah, sono davvero patetica. Ragazze, riprendetevi! Erano soltanto delle illusioni per distrarci. Tornate in voi stessi, per favore. Dobbiamo ancora finire questa partita. Già. Ma ora vado tutto quanto in attacco, eh. Amico mio, ci ho provato. Ho cercato, ma niente da fare. Ma ci sono i personaggi. Beh, in effetti loro sono giocabili. Si possono reclutare. Mi pare che solo con i QR code, però, eh. Non vorrei sbagliarmi. Oh, giudici forte, eh. E i passaggi stretti fanno questi. Uccidete la bambina. No, per dire, era una, si scherzava. Nel senso, la calciatrice, che poi c'ha un testone. C'ha un testone la bambina. Ma perché c'ha quel testone? Mandiamola a Riccardo, dai. Riccardo, c'è il totem. E vabbè, signore, anche lei. Trina, falciala. Lei ti vuole portare via Buddy, falciala. La incito, no? Le do qualcosa per cui combattere. Un po' troppo, forse, eh? La pallora rimbalzerà per chilometri e chilometri e chilometri e chilometri. E va fuori, va fuori, va fuori! Sì, va fuori! Trina, questa è tua, Te la regalo. Mandala avanti! Da dove mi ha preso? Cos'è? Ha allungato i pixel? Ha allungato per prendermi? Non lo so. E ora, Zaku, Avarun. Tora. Ah no, Tora è tigre. Lui è Shish. Leone è Shish. Come dice Renzi. Renzi, quando disse Shish, stava dicendo appunto leone in giapponese. Non Shish, che è una parola senza alcun significato. Sia chiaro, eh. Allora, potrei provare a tirare con Arion, ma fallirei. Quindi mi sembra un'ottima idea. qui la potenza. C'è più potenza alle mosse del tipo albero. Quindi no. Tunnel spaziale? Cacchiarola. Cacchiarola, sì. Tunnel spaziale. Ok. Falcialo, grande. Pa. Ok, lei. Vai, bravi. Logica vincente! Noi ti rubiamo la palla e tu non ce l'hai più. Questa è la logica vincente. Oltre che stringente. Certo. Completato. Let's go. È sta bambina, però. Ah, che bello essere il numero uno, non sei d'accordo anche tu? Anche se con 11 giocatori in campo, se non sei il numero uno, si viene dimenticati, lo sai? Beh. Imparare dai propri errori è molto importante. Nel calcio poi ci si aiuta sempre a vicenda. Sì, come ho potuto dubitarne? Nel calcio si vince e si perde in 11, mai da soli.
Eh? Come ha detto il capitano, il calcio è un gioco di squadra. Solo insieme possiamo essere i numeri uno. Devo lasciarmi il passato alle spalle e concentrarmi unicamente su ciò che sono adesso. No! Interessante, un cerbiatto, eh? Ah, no! Sembrava più un capricorno. Brava, Ceris, così mi piace. Com'è possibile? Bravissima, Ceris! Ti ringrazio, capitano. Non mi ero mai sentita tanto in forma prima d'ora. E adesso vinciamo questa partita. Ok. Ah no, scusami, c'ho il totem. Attacco livello 1, bene. I miei complimenti, Ceris, stai giocando molto bene. Il tuo totem ti sta davvero aiutando ad esprimere al meglio te stessa. Ah, riuscirai mai ad esprimerti in modo chiaro, Kinan? Ceris, riprendi palla, da brava. Zack, vieni avanti, per favore. Ma dai! Ma che è? Ma si può? Sfonda, 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 sfonda! Sfonda, maledizione! Sfondali tutti, Zack! Per l'amor del cielo, sfondali tutti! Te lo chiedo come un favore personale. Eccola là. Sì, buonanotte. Ragazzi, sta cosa non funziona proprio. Non funziona proprio così, no. Per niente. Artigli da guardia! Ma dai, ma come fai? Come si fa? Dovrei già aver fatto un gol. Già dovrei averne fatti 3 di gol, no 1. E vabbè, allora, e allora. È inutile che mi fa scegliere. Vinco io e basta, dillo. Boh, poi di quanto? Di quanto poi? Santo cielo, santo cielo, santo cielo. Vabbè, la cosa che mi consola è che la parata posso farla tranquilla. Ah, devo abituarmi a giocare qua su questo pianeta maledetto. Non ce la faccio, mi sa fare un gol. Però avanzamento, certo. Eccola là. A che serve? Qual è il problema, ZP? Non riesci a trovare la soluzione? Non mi stupisco, perché ancora di esperienza nel calcio e nella vita. L'esperienza? Kinan, ZP, contiamo su di voi. Sono sicuro che troverete subito la soluzione per la vittoria. No. A me l'esperienza non manca per niente, papà. E la userò per trovare di nuovo la soluzione per la vittoria. Se sono riuscito ad arrivare fin qui è solo grazie alla mia abilità. No! Eccomi, ci sono. E questa è la mia soluzione per la vittoria. Cosa? Quello sarebbe un totem? Arion, ne hai mai visti di normali, fino ad ora? Fantastico! Finalmente anche Zippy ha risvegliato il suo totem. Ma di che animale si tratterà mai? Una donnola, forse? Non è una donnola, ma un tasso! Sai davvero che animale è, Trina? Sì, le donnole e i tassi effettivamente si somigliano molto, sono piccoli ma molto feroci. Hanno un pelo molto ispido e artigli affilati. Penso che riescono anche ad impaurire i serpenti. Oh, davvero? Beh, che forza!
Caspita, non mi aspettavo un totem del genere da parte tua, Zippy. Ehi, attento a come parli, Frank. Io invece trovo che sia molto carino. Calmatevi, ragazzi, non è il momento di litigare. Dobbiamo dare tutto per tutto e vincere la partita. D'accordo, Riccardo, scusaci. Cosa credi di fare? Sei troppo debole. Ah. Ehi, Buddy, cosa ti succede? Ci penso io a fermarla, Buddy. Userò il vero potere del mio totem. Bellissimo. Fantastico, Zippy! Devo dire che tuo totem sembra davvero molto potente. Te ne avevo ragione. Oh, no. Cosa mi sta succedendo? Cerca di calmarti, Buddy. La Judy che hai visto era solo un'illusione. Ho usato il totem e te l'ho bloccata. Cosa? Sei in grado di risvegliare il tuo totem adesso? E da quando? Come sarebbe a dire? Scusa, ma non ci hai visti poco fa. Anche ci sono riuscita, sciocco. Quindi, adesso anche Zippy e Cerso sono capaci di usare il loro totem. Bene, vorrà dire che dovrò allenarmi di più se anch'io voglio risvegliare il mio. È finita. Ho perso, praticamente. Un pareggio non è contemplato in Inazuma Eleven. Devi per forza vincere. Se no è come se perdi. Eccolo qua, eccolo qua. Io faccio andare, ma devo giocare con i giocatori che non uso mai. Vai, va. Pugno di Pegasus e portiamolo a casa. Guarda un po' che faccio. Catapulta furiosa, sono in fuorigioco, ma non me ne frega niente. Voglio farlo lo stesso. Catapulta furiosa. E faccio anche il tiro a catena. È fuori gioco, sti cavoli. Va bene? Giusto per il gusto di farlo. Ah, forse non era in fuori gioco. Non era in fuori gioco! A meno che... Ragazzi, in Inazuma Eleven, i tiri a catena, se sei in fuori gioco, te li conta come fuori gioco. Quindi o non ero in fuori gioco o non me l'ha contato. Non lo so. Vedi che poi vinco. Però se faccio il cretino non vinco. È ovvio. Però poi mi ci metto tranquillo di impegno e vinco. Quindi non devo fare il cretino, ma no. Non c'è gusto se non faccio il cretino. Oppure potrei evitare di ostinarmi a usare personaggi che non valgono molto. Sì, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a vincere. Cosa? Sono ancora qui. Oh no, Trina! Ehi tu, lasciala andare subito! Ma cosa? Andatevene via subito! Ah, ma era lui che ha detto andatevene via. Ehi là! State tutti bene, ragazzi? Sì, grazie. Ma tu chi sei? Io? Mi chiamo Banda, Banda Crix. Piacere di conoscervi. Se non sbaglio, voi siete la squadra della Earth Eleven, giusto? Io sono un membro della Fertilia Eleven. Sei un membro della Fertilia Eleven, hai detto? Esatto! Che sollievo vedervi sani e salvi, sono contento di essere arrivato in tempo. Questo è il territorio delle ombre. Stavano cercando di non farvi passare. Sono davvero spaventose, ho avuto tanta paura. Le piante di questo bosco rendono le ombre più profonde e le fanno apparire come illusioni. Ah, ora si spiega come una di loro si fosse trasformata in mio padre. Se questo posto è così pericoloso, perché allora non vi siete ancora adoperati per isolarlo? Mm? Lasciando le piante in questo bosco rischiate di mettere in pericolo tutti coloro che passano per di qua. Mi dispiace, ma non potremmo mai rimuoverle. Le piante sono esseri viventi, proprio come noi. Esseri viventi? Esatto, e in quanto esseri viventi non devono essere privati della propria vita, proprio come noi. Sono d'accordo con te, però... Queste piante fertilizzano il terreno, puliscono l'aria e generano raccolti. Svolgono compiti molto importanti. Sai per caso se ci sono ombre più amichevoli da queste parti? Non ne sono sicuro a dire il vero. Ehi, che idea! Potreste venire con me al villaggio, sono sicuro che verreste accolti con grande calore. Oh, quasi dimenticavo.
Oh, che bello. Usate questo per evitare le illusioni. In questo modo non dovreste avere problemi d'ora in avanti. Grazie mille, banda. Figurati, nessun problema. Forza allora, seguitemi. Ehi, aspetta! Ah, ci è mancato poco, Ancora un po' e quelle ombre ci avrebbero causato non pochi problemi. Anche se devo riconoscere che è merito della partita contro di loro se ho risvegliato il mio totem. Sì, hai ragione, Zippy. Lo stesso vale per me. Il fiore è davvero affascinante, ma non credo che ci serva più ormai. Tu cosa ne pensi, Zack? Non saprei. Quel che so, però, è che dobbiamo continuare ad allenarci. Diventare sicuri di se stessi e delle proprie capacità richiede un lungo cammino. Ovviamente, io per primo devo ancora finire di percorrerlo. Zack! Allora, direi di arrivare intanto al villaggio e poi, insomma, vedere il da farsi. Ah, ecco la pianta che potevo fotografare. Ciuffi d'erba. Sì, ciuffi d'erba, proprio. Apriamo lo scrigno. Imboscata. Ok, imboscata non è male come tecnica. E di qua abbiamo una cosa che non si vede, ovvero albero più. Eh sì, gli elementi servono per potenziare le proprie tecniche. Ehi, ecco, mi sono arrivato. Da questa parte, ragazzi, forza! Ma sì, sì, tranquillo, cioè, veniamo, veniamo. Un'altra foto farfalla colorata? Dove? Se la sarei immaginata un'altra ombra? Probabilmente. Allora, ci siamo, eh? Bene, ci siamo quasi, il villaggio è qua vicino. Caspita, è davvero veloce. E non vorrei sbagliarmi, ma non credo che stessa ancora sudando. Non ci conviene certo sottovalutare le fisicità di questi giocatori. Forza, ragazzi, proseguiamo. Ormai dovrebbe mancare poco. Certo, capitano. Se Banda non fosse arrivato, chissà come sarebbe finita. Ah... E io non sono neanche capace di risvegliare il mio totem. Come farò a proteggere Tigna se non sono forte abbastanza? Ma in realtà ci siamo al villaggio, non è che ci siamo quasi. Siamo proprio arrivati. Bisogna salire, vero? Però aspetta, aspetta. Voglio... Ah, qua non si può proprio andare, peccato. Saliamo allora! Le scale che portano al paradiso. Stairway to Heaven. Hello? Ora io vorrei dire una cosa, no? Perché... Scusatemi, ma mi fa molto ridere sta cosa. Mi spiegate che tipo di gabbia per lucciolo è questa? Cosa dovrebbe contenere? Dei moscerini luminosi? No! Sono più grossi, sono più piccoli delle sbarre, cioè, dai! Vi do il benvenuto al villaggio vita. Wow! Siamo su un albero! Caspita, che meraviglia! Ero certo che vi sarebbe piaciuto. Siete in ritardo, ragazzi. Cosa? Glacia? Scusa, ma tu come sei arrivata qui? Ho seguito un percorso secondario. Una scorciatoia, se preferite. Non l'avete vista? Cosa? Una scorciatoia? E perché non ti sei preso il disturbo di avvertire anche noi? Ho già trovato un posto perfetto in cui alloggiare, ma il donatore arriverà a breve. Fantastico! Passerete la notte qui allora, che bello! A quanto pare. Grazie ancora per l'aiuto di prima, Banda. Vorremmo ricambiare in qualche modo. Eh? Dimmi, c'è qualcosa che possiamo fare per te? Qualcosa per me, dici? Sì, ci sono. Vorrei giocare a calcio con voi. Vuoi giocare a calcio con noi? Proprio così! Non vorrei risultare un po' sfacciato, ma sono eccitato per la partita di domani. Quell'incontro deciderà il destino dei nostri pianeti. Non sei preoccupato neanche un po'? Beh, senza dubbio sarà una partita importante, ma è anche un'ottima opportunità per divertirsi. Oh, sembra che non sia poi così preoccupato dopo tutto. Chissà, forse il non essere tesi li aiuta a giocare al massimo delle loro capacità? D'accordo allora, Banda, facciamo una sfida! Posso giocare davvero con voi? Evviva, che bello!
Sono contento di poter giocare con altre persone che amano il calcio tanto quanto me. Sì, anche io sono felice, banda. D'accordo, allora. Venite pure da me quando siete pronti a giocare. Vi aspetterò appunto l'incontro del villaggio. Proseguite per il sentiero fino a che non vedrete un verme. Un verme? Proprio così. A dopo, ragazzi. Già. Che simpatico ragazzo. Questi due ancora vanno in giro. Sì, ce l'abbiamo fatta, Gandares. Sapevo che saresti riuscito a tirarci fuori dai guai, Ruger. Sei davvero fantastico, fratellone. Va bene, Gandares, va bene, ho capito. Ah? Guarda un po' che abbiamo qui. Saranno sicuramente membri della Fertilia Eleven. Sì, potrebbe essere. Salve, volevo farvi i miei complimenti. Siete davvero incantevoli oggi. Oh, grazie. Forse questi due ragazzi... Ehi, la nostra squadra sta cercando nuovi membri. Giocate a calcio, immagino. Sarete sicuramente molto affiatati, vero? Potreste unirvi ai saltellanti. Ruger, tu sai cos'è un saltellante? Ma certo che lo so, Gandalf. Che domande. Si tratta del nome della loro squadra, è naturale. Ma quindi chi sono questi tizi, allora? Non sono della Fertilia Eleven. Credo che giochino in un'altra squadra. Ma scusateci, ma noi staremmo cercando la Fertilia Eleven. Sapete per caso dove possiamo trovarla? La Fertilia Eleven? State cercando la Fertilia Eleven, hai detto? Esatto, sapete dove possiamo trovare i loro giocatori? Potete provare a cercarli, ma credo che siete nella zona opposta del pianeta. Come? Che cosa? Il signor Garnet aveva ragione. Gli abitanti di questo pianeta sono davvero molto ospitali. Già, nessuno era mai stato tanto gentile con noi, tra tutti gli altri popoli che abbiamo incontrato. Se fossi in voi non mi fiderei troppo. Potrebbe essere tutta una messa in scena. Cosa intendi dire? Una persona buona spesso finge di essere tale. Non mi stupirei se cambiassero atteggiamento. Ah, più o meno come hai fatto tu allora. Se preferisci. Su, ragazzi, non litigate. Non ditemi che non avete più voglia di giocare con banda. No, al contrario. Giocare contro di loro sarà una buona occasione per abituarsi all'ambiente del pianeta. Ben detto, Zack. Forza allora, non perdiamo altro tempo. Andiamo! Andiamo, ma nel prossimo episodio, amici miei. Si è fatta una certa. Ho dovuto rifare l'incontro perché io sono stupido e quindi devo per forza giocare con personaggi che non sono all'altezza. E ho perso. Ma io vi ringrazio lo stesso per aver seguito il video e in descrizione vi ricordo ovviamente che trovate i link per Instagram e Telegram. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.